tutto pronto per l'edizione 2022 della Adriatica Ionica Race, l'appuntamento sportivo che prenderà il via da domani, sabato 4 giugno, e che toccherà le regioni del Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. La gara partirà dal comune di Tarvisio, in provincia di Udine, per concludersi l'8 giugno ad Ascoli Piceno, al termine di 5 tappe in altre località. Tra queste ci sarà anche Fano, coinvolta nella partenza di martedì 7 dal Pincio. Alle 11.30, a partire da Fano, dal nostro caro Pincio, l'ultimo tratto di questa quarta edizione, che sarà poi in arrivo definitivo ad Ascoli Piceno. La nostra edizione, la nostra tappa nello specifico, arriverà a Sirolo nella stessa giornata, e questa è un'importante manifestazione che invito fortemente la cittadinanza veramente a raggiungerci per venire a promuoverla, perché è una promozione del territorio, ma è anche una promozione, diciamo, di tutto quello che è l'attività, la disciplina sportiva, che lo sport resta sempre al centro del nostro benessere. La corsa, organizzata dal campione del mondo Moreno Argentin, sarà composta da 17 formazioni di 7 atleti ciascuna, per un totale di 119 corridori. Il percorso Fano-Sirolo vedrà coinvolti i ciclisti su un percorso di 164 km. La partenza è prevista per le ore 11.30 dall'Arco d'Augusto, con delle modifiche alla viabilità. Dalle ore 11 saranno chiusi i tratti di Viale Buozzi, Gramsci, Via 12 Settembre, Via Pisacane, Viale Piceno e la statale 16 Adriatica fino a Marotta. Durata del passaggio 30 minuti. La cittadinanza si troverà delle deviazioni specifiche, in particolare da Pesaro la deviazione consigliata sarà in corrispondenza di Via Morganti, dalla zona Monte, quindi da Cucurano Carrara lungo la Flaminia, ci si troverà una deviazione consigliata nella zona dell'interquartiere, in modo che i cittadini possano percorrere comunque l'interquartiere, quindi via Aldo Moro, via Partini. E un altro tipo di deviazione importante sarà in via Papiria, in corrispondenza del semaforo di via 4 Novembre. Durante la gara tutti i varchi saranno controllati dagli uomini della Polizia Locale e della Protezione Civile di Fano. Inoltre, attenzione ai divieti di sosta in alcuni punti della città. Con questo comunicato, i divieti effettivamente partono dal giorno precedente, e quindi dal giorno 6 giugno alle ore 18, ove previsto un divieto di sosta con rimozione in tutto il parcheggio di Via della Giustizia, per intenderci parcheggio del cimitero, proprio perché l'organizzazione ha bisogno di spazi per poter posizionare i loro mezzi e quindi di logistica. Il giorno seguente, quindi il 7 di giugno, giorno in cui verrà espletata la gara ciclistica, i divieti sono previsti in tutta l'area del Pincio, che è l'area da dove la gara parte, e lungo tutta la statale. Ovviamente questi divieti sono necessari per poter garantire la gara ciclistica in tutta sicurezza.